Buonasera. Innanzitutto, thank you Besnik and TCBL organization because it's very, very good. My English is not very good. Then I prefer to speak in Italian, ok? È da tre generazioni che mi occupo di tintura naturale, che ci occupiamo di tintura naturale. E nel 2010, insieme a mia moglie, Sisi Castellano, abbiamo creato l'associazione Casa Clementina nel nord Italia, con l'obiettivo di riscoprire e salvaguardare la cultura tessile nazionale e internazionale, in particolare la tessitura a mano e la tintura naturale. E crediamo molto, in quanto chiaramente i nostri fruitori sono maestri di tessitura, maestri di tintura, ma anche studiosi del tessuto, artisti, restauratori, ma anche studenti e giovani stilisti che vogliono chiaramente intraprendere il mondo del tessile naturale. L'idea di formazione nasce chiaramente dal fatto che per entrare, aprire o confermare nuovi mercati, chiaramente dobbiamo formare quindi attraverso corsi, attraverso la ricerca di nuove ricette, l'adattare queste nuove ricette chiaramente a processi più attuali e quindi creare prototipi, consultando anche le aziende e portando anche alle aziende a creare collezioni. I nostri ospiti, come vi dicevo, sono i fashion design, i brand e i restauratori. Il mercato nei confronti della tintura naturale si è sempre messo un po' in una situazione ambigua, in quanto ha sempre, come dire, parlato delle performance in modo negativo. Qui vedete due esempi: a sinistra abbiamo un tessuto tinto con coloranti naturali, con cocciniglia, mentre a destra vedete un colore Pantone, molto, molto simile. Quello che c'è da far capire è che chiaramente le performance sono legate al colorante naturale e quindi al bello di quello che il colorante ti dà, questa irregolarità, questa tolleranza. Noi purtroppo l'industria ci ha abituato ad avere sempre un colore piatto, ecco Pantone, mentre invece il colorante naturale, in quanto all'interno del colorante naturale non c'è solo il colore primario, ma ci sono anche tutta un'altra serie di colori che alla luce del sole chiaramente fanno sì di avere questo manufatto molto bello. Quindi è indubbio che dal colorante naturale non si può ottenere, come noi non otteniamo 100 rose tutte uguali, come noi non otteniamo il vino o l'olio tutti gli anni uguale, è chiaro che anche nella tintura naturale non possiamo pretendere di avere sempre tutto uguale, anche se la chimica purtroppo ci ha inculcato questo. Quindi dobbiamo formare e informare. Dobbiamo formare tutta la filiera, quindi dai produttori, quindi il progetto deve nascere dai grezzi, proprio dai materiali che noi andremo a tingere, e informare il consumatore finale. L'abbiamo visto anche in questi due giorni. Abbiamo degli bellissimi QR code che possono benissimo far vedere al consumatore finale come siamo arrivati a ottenere quella maglia, quel capo o quel tessuto. Quindi il nostro lavoro qual è? È quello di cercare nuove fonti di colore. Noi stiamo lavorando con i funghi, con le alghe, con gli scarti alimentari. Oggi la natura ci mette a disposizione tantissimi prodotti, e la ricerca deve essere nella natura. Il poliestere riciclato, le viscose, come dire, a me mi stridolano un po', non perché io non rispetto il riciclo e non rispetto, però io oggi devo progettare un prodotto che domani non devo avere il problema di riciclare, ragazzi. Quindi io oggi lavoro con le materie prime naturali, posso lavorare non solo cotone, non solo lino, non solo lana. Oggi abbiamo il bambù, abbiamo i glicine, abbiamo l'ananas, abbiamo tantissime fibre coltivabili. Il contadino le coltiva se poi le vende. Quindi facciamo progetti di coltivazione e di produzione. Poi tutti gli studi di riciclo, tutte queste viscose che nascono dall'oggi al domani, non voglio dire i nomi, ma sono tutti processi chimici che poi ci ritroviamo a dover smaltire dopo. Quindi oggi possiamo benissimo lavorare con prodotti naturali. Qui vedete due esempi, no? Un impermeabile a sinistra di canapa tinto kakishibu, una tecnica giapponese che usa il kako, che non solo dà il colore al manufatto, ma gli dà anche l'impermeabilità. In Giappone ci tingono le reti da pesca.
A destra vedete chiaramente un impermeabile, sì, poliestere riciclato, per l'amor di Dio, ma comunque una gabbia che ti metti addosso. Sotto vedete una bellissima immagine di funghi. Quindi il passaggio chiaramente da far capire all'industria che l'industria nel 1856 chiaramente ha abbandonato tutto il colore del colorante naturale. Ho sentito dire 1956, no, è 1856. E quindi dobbiamo, chiaramente il mio lavoro è quello di riprogettare nuove macchine, riprogettare nuovi sistemi di tintura che siamo già in grado comunque di avere. Che cos'è che chiedo quindi in TCBL, ai partner di TCBL? Io cerco agronomi che mi vadino a migliorare la resa tintoria dei coloranti o delle fibre, come abbiamo detto, laboratori di analisi che analizzino il colore ma analizzano anche le performance. Oggi parliamo sempre più di multivalori, cioè non mi dà solo la robbia, non mi deve dare solo il rosso, oggi mi dà anche dei valori di antibatterico, di anti-UV, quindi di altre performance legate al colorante naturale. E aziende di estrazione, perché anche l'estrazione è importante. Io oggi non vado più in tintoria con le balle delle cortecce e delle foglie, perché mi buttano fuori a pedate, quindi io oggi vado in tintoria con l'estratto. E quindi ho bisogno chiaramente anche di aziende estrattrici con controlli, con sistemi chiaramente sostenibili di estrazione che esistono, a partire dall'acqua, che chiaramente è il migliore estrattore. E chiedo anche degli story teller, cioè persone che sappiano praticamente comunicare, no? Perché oggi dobbiamo comunicare chiaramente questo, sia con i Kuwait ma anche con persone che credono in questi progetti, in un prodotto 100% naturale. Thank you, you are welcome in casa Clementina.